Io ho perso due fratelli in due distinti incidenti stradali, uno nel 94, il 3 dicembre del 1994, e l'altro invece il 5 febbraio del 2005, entrambi in motocicletta. Sergio ha visto morire in strada prima un fratello, poi l'altro. Fabio e Patrick, come lui, amavano le due ruote, una passione che Sergio ha deciso di abbandonare per sempre. Passai poi dalla moto a uno scooter per esigenze di traffico e poi ho abbandonato anche quello perché, avendo un figlio, ho detto evitiamocelo, ho già perso due zii. È per ricordare storie come queste che oggi si celebra la giornata del ricordo delle vittime della strada. Sono di media 9 al giorno, inaccettabile, commenta il presidente dell'ACI Sticchi Damiani, che ricorda come nel solo 2017 gli incidenti stradali sono stati quasi 175.470 al giorno, 3.378 i morti, quasi 250.000 i feriti. Una strage che chiama in causa tutti noi perché i dati dicono che il 90% degli incidenti sono imputabili all'uomo. Disattenzione, uso improprio del cellulare, mancato rispetto delle norme, della segnaletica, velocità non adeguata, le cause più frequenti. E c'è la sensazione che non si vada in avanti, ma che si torni indietro. Per esempio, noi prendiamo un esempio che grosso modo ogni anno muore circa un paese di 4.000 persone, tanti sono grosso modo i deceduti, quindi 4.000 persone è un paese che scompare, un po' sparso. E ogni volta un tonfo al cuore perché poi quotidianamente si leggono di sinistri, di incidenti, che poi sinistri non sono, sono incidenti, oggi si chiama omicidio stradale.